sono stati gli spintoni e da lì ci hanno iniziato a menare. Il secondo è arrivato e da lì sono partiti calci e pugni. Siamo finiti a terra, sono finiti a terra, ho ricevuto calci e pugni tanti. Uno dei miei amici ha provato ad aiutarmi, si è preso anche lui un paio di pugni, è riuscito a divincolarsi e ha chiamato subito la polizia. L'altro è arrivato pure in mio soccorso, si è beccato un cazzotto dritto in faccia, ha perso i sensi e è finito a terra. È un racconto ricostruito con lucidità, quello della brutale aggressione subita da Alessandro, 29enne, famoso imprenditore, eletto dalla rivista Forbes Italia tra le 100 persone under 30 più influenti del nostro paese. Mercoledì sera, mentre era in Piazza Duomo con due amici e stava mangiando un panzerotto seduto sul muretto, è stato avvicinato da due giovani muscolosi che hanno chiesto una sigaretta, poi hanno iniziato ad insultarlo e alla richiesta di allontanarsi hanno iniziato a prendere a pugni lui e i suoi amici, il tutto sotto gli occhi di molta gente. C'erano delle persone, ci sono i bar lì, e ognuno sembrava, cioè è successo tutto, ma la gente era lì a bersi lo spritz, non c'erano grida, nessuno che diceva allontanatevi, che state facendo, quindi non è che qualcuno si è attivato, sono rimasti fermi nella loro sedia mentre non erano pistati, questo mi fa rabbia. Nessuno si è alzato per prestare soccorso. Secondo Alessandro, i due giovanissimi erano insieme ad un gruppo di almeno 10 ragazzi, tutti avevano un accento dell'est. Molti si sono dileguati all'arrivo della polizia, ma sembra che alcuni siano stati identificati. La squadra mobile sta ricostruendo l'aggressione visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. In quest'estate le piazze del centro storico sono state teatro di numerose liti tra baby gang oppure gruppi di stranieri. A fine giugno un giovane albanese era stato accoltellato proprio a pochi metri di distanza da dove Alessandro e i suoi amici mercoledì sera sono stati aggrediti. Ho deciso di mettere le basi della mia azienda a Padova perché per me è la città, è una città bellissima, è sicura, è piena di cultura, bella gente. E infatti sono rimasto totalmente scioccato da un evento del genere.